Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio Custom Minutes Blog TV. Vi sto tempestando di recensioni in questi giorni perché, come vi ho detto qualche giorno fa, è come fosse Natale in studio. Sta arrivando un sacco di materiale da parte di sponsor, da parte di nuovi produttori che mi stanno chiamando e con cui ci stiamo contattando, quindi molto bello, e quindi ne ho ancora per i prossimi giorni. Ma oggi ci dedichiamo al primo dei vostri, della vostra scelta, praticamente sondaggio, che è i Black Templar in Green Dark Future. Quindi subito dopo la sigla andiamo a vedere come fare i Black Templar nella maniera più green dark e più vicina a John Blanche e le sue illustrazioni che abbiate mai visto. Dopo la sigla. Allora ragazzi, ho scelto innanzitutto i confratelli della spada, dei che sono secondo me la più iconica delle miniature fatte per ora dei Black Templar. Guardate come sono questi ragazzi, e chiaramente mi sembrava una buona scelta anche per il fatto che sono molto più complessi di un normale Space Marine. Tra le altre, io lo Space Marine normale l'ho già fatto, ve lo faccio vedere, eccolo qui, e così è come vogliamo raggiungere il nostro obiettivo alla fine di questo video. In poche parole, il Marine deve essere praticamente completamente sporco lurido. Adesso vediamo se riesco, perché qui c'è il teleobiettivo, vediamo un po' col wide e andiamo in camera davanti. Allora, eccolo qua. Allora, vedete qua, ho dato anche parecchio lucido, e quindi poi alla fine con il matte varnish è diventato un po' più lucidotto e tenteremo di farlo un po' meno. Comunque il risultato finale che noi vogliamo è questo, cioè deve essere molto sporco, molto rovinato e quasi come se fosse mezzo arrugginito, cosa che poi in realtà non è. Vedete che il bolter alla fine avrà i bordi neri e non chiari, rosso chiaro, e il risultato finale è questo spettacolo completamente distrutto e rovinato, che insomma dà proprio l'idea di essere in un'illustrazione di John Blanche, che è uno dei più grandi illustratori, come vi dicevo puntate scorse, che è fantastico, specialmente questi passaggi qua. Se guardate e guardate l'illustrazione, che tra le altre trovate anche proprio come copertina del quantomeno, no, perché voi avete giustamente il normale codex, nella copertina del codex della scatola limited edition dell'armata c'era praticamente il codex all'interno, che vi ho fatto vedere in una recensione passata, andate pure a cercarla insomma nel my vlog, e lì vedete l'illustrazione di John Blanche in copertina, che è iconica e famosissima. Questo è il risultato comunque che dobbiamo raggiungere, è un risultato semplice, anche se in realtà richiede un po' di passaggi, quindi non sarà proprio veloce, ma è immediato, quindi è abbastanza semplice, abbastanza veloce a livello di comprensione, ma non veloce a livello di esecuzione, perché per fare questa miniatura, a parte il fatto che stavo sperimentando e quindi sicuramente adesso che so cosa fare magari cambierà un pochino, ma sono più complesse ovviamente le miniature, arriveremo intorno alle 2-3 ore mi sa per farle. Comunque il consiglio spassionato è innanzitutto fare un'unità alla volta e non una miniatura sola, cioè l'esperimento lo fate su una, dopodiché quando sapete cosa fare è più veloce applicare a tutte lo stesso colore che ogni volta riaprire tutto da capo una per una. Quindi fate pure tutte le miniature insieme, perché vi viene fuori un'unità praticamente con poco più tempo. Nel frattempo ho scelto, vi spiegavo, queste miniature perché sono miniature che hanno veramente tutto, e per tutto intendo mantello, spada, adesso mi spiace che si vede un po' sfocato, la tengo lontana così la vedete meglio, a tutto, vedete, a
l'armatura, alla spada, alla lanterna che poi può riflettere la luce. Si possono fare veramente migliaia di effetti meravigliosi. E quindi iniziamo con un primer nero opaco, non lucido, e diamoci dentro le altre. Ovviamente adesso io do il primer e vi faccio vedere direttamente già col primer nero, e diamoci dentro appunto con i Black Templar Grim Dark Future. Allora ragazzi, mentre asciuga vi racconto una cosina. Allora, intanto per questo primer ho usato il Greenstuff World Color, che è questo appunto nuovo primer che vendono loro, che effettivamente è fantastico perché voi lo vedete quasi grigio adesso con la luce al lato. In realtà è nero opaco, ma è talmente opacizzante che man mano che si sta asciugando diventa proprio come lo vedete così. E niente, a me piace moltissimo. Ne ho ovviamente di vari tipi, e ovviamente quello GV. Secondo me, secondo il mio modesto parere, allora fra questi tre il migliore resta sempre quello GV, però il prezzo di quello GV ovviamente è più alto. Quindi a questo punto ho cominciato a cercare anche delle alternative per vedere per voi che cosa c'è di poi qualità prezzo raggiungibile. Direi che Army Painter è un po' fuori in questo caso perché è lucido, salvo che non abbiano fatto l'opaco adesso, che poi tra l'altro mi sembra di sì, ma io avevo preso il nero lucido e non mi piace. Sinceramente a me il lucido proprio mi dà un po' fastidio per quanto riguarda il livello di colorazione dopo. Mentre questo della è veramente una serie nuova, veramente fantastica. Fanno tantissimi di questi colori, ma sono una cannonata perché costano, mi sembra, intorno agli 8-9 euro, tra le altre con gli sconti, questo e quest'altro. Quindi insomma, a livello di prezzo siamo sotto le 10 euro. Hanno veramente un sacco di pigmento all'interno e diciamo che l'effetto è quello che aveva, come quasi tutto il resto dei loro colori e anche di Army Painter in questo caso, l'effetto anni 90 che avevano quelli GV. Quindi fanno anche un po' di effetto nostalgia. Nel frattempo, comunque, che si asciugano, vi voglio raccontare questa cosa velocissima. Sono quasi, sì, insomma, sono quasi. E fate conto 5 minuti perché diventino completamente opachi come li vedete qua di lato. E il Grimdark. Allora, tutti parlano del Grimdark online. Attenzione, perché questo è il modo giusto per farlo. Ovviamente, come in tutte le cose, ognuno fa a modo suo. Ok, la mia interpretazione di Grimdark sicuramente è quella vicina a John Blanche, cioè l'illustrazione di John Blanche che vedeva il futuro del 40.000 come se fosse un futuro completamente desueto e distrutto. Desueto significa completamente rovinato, distrutto, sgualcito, eccetera, eccetera, no? Tutti sinonimi. Allora, vetusto, per esempio, sarebbe sinonimo di desueto per quanto riguarda un edificio molto vecchio e quindi antico, ma proprio dilaniato e distrutto, e fa sempre parte dell'immaginario del Grimdark. Il Grimdark quindi è una sorta di futuro passato, cioè un futuro come un pochino Lucas voleva intendere Guerre Stellari negli anni 70, per cui aveva fatto tutto come se fosse già vecchio e rovinato, specialmente il Falcon, famoso e iconico, l'astronave di Han Solo, che se guardate è rovinato, distrutta, un sacco di weathering, eccetera, eccetera, per raccontare il futuro, che secondo noi dovrebbe essere tutto scintillante, tutto fighissimo, perché tutte le cose sono moderne e nuove, no? Invece il futuro è un futuro ancora più gotico, ovviamente, di quello di Guerre Stellari, che ormai è quasi simpatico in confronto. È dark, completamente dark e gotico. E ha questa iconografia proprio totalmente sporca, totalmente rovinata, che va tutta su dei colori molto ruggine, molto dal nero al ruggine ai rossi rovinati con i bordi neri piuttosto che illuminati, quindi va verso lo scuro, ok? Nel frattempo si sono asciugati, quindi ci trasferiamo sul tavolo di là e iniziamo a fare i nostri 5 templari neri. Allora, ragazzi, se volete fare le cose veramente bestiali,
dovete prendere un pigmento di questo tipo, un pigmento rossastro. Che sono normalmente quelli che si utilizzano molto per la ruggine, una ruggine abbastanza scura, ok? Allora, perché? Perché il pigmento rende la miniatura polverosa fin da subito, fin dal primo passaggio. Quindi quello che ci interessa a noi adesso è dare alla miniatura una connotazione impolverata rispetto al nero base che ha, che è quello ancora del primer. Normalmente voi sapete che sarebbe meglio dare il nero sopra il primer perché il nero dell'acrilico è meno satinato e meno opaco, no? Di quello lì del primer. Ma siccome qui dobbiamo fare diversi passaggi, la cosa che ci interessa di più in questo momento sicuramente è dare intanto del pigmento. Allora, come si fa? Si prende acqua e pigmento e si mescola fino a quando il pigmento non diventa liquido, ma fate conto che è una sorta di lavatura che facciamo con il pigmento, che è ovviamente completamente diluito. Allora, la cosa importante qui è veramente che sia ben diluito, deve darci un po' di spessore e trasparenza, ok? Non importa se diventa completamente rossastro o terroso, ma se è ancora più liquido meglio. Quindi aggiungete pure acqua e andate a fare una lavatura con questo colore che vi siete praticamente fatti da soli del pigmento. Allora, chi non dovesse avere il pigmento può usare o i pigmenti liquidi direttamente, che sono quello che sto facendo io adesso a mano, e li vende ovviamente Greenstuff, eccetera, eccetera, un po' tutti. Oppure potete prendere un colore anche della GV base, che può essere un marrone appunto simile a questo rossastro, e dovete fare in modo di annacquarlo talmente tanto che quando lo date sopra l'armatura vi fa un po' questo effetto qua che vedete ora. Ok? Eccolo qua, questo è l'effetto che ci serve a noi. Non vi preoccupate di coprire praticamente tutto, perché tutto sarà sporco e tutto sarà completamente inondato di polvere e ruggine, quindi dobbiamo andare a praticamente ricoprire tutta la miniatura con questa base che a volte si vedrà e a volte non si vedrà più intorno alla miniatura. Ok? Anche in questo caso la tabarda, la cintura, tutto quello che dovete fare di marrone, la luce la sto evitando perché effettivamente andrò sul giallo. Quindi lì non mi occorre, ma la base potrebbe essere sempre quella, quindi non vi preoccupate. Il mantello sarà sporco, lurido e ovviamente lo farò l'interno nero e l'esterno rosso e quindi anche qui gran sporcizia da parte del pigmento. E via dritti così, fino a quando non avete finito tutta la miniatura. Io adesso vi lancio un bel timelapse dove farò questa miniatura singola. Poi io per conto mio mi farò anche gli altri in modo tale che voi non vi annoiate nemmeno col timelapse, perché altrimenti diventerebbe gigantesco anche il timelapse. Vedete che sto facendo anche per esempio le catene, perché qui verrà fuori il metallo, ma il metallo sarà tutto arrugginito e dilaniato, ok? Quindi andate a dare la base a tutta l'armatura, tutto quello che dovrà poi essere impolverato va benissimo se è lavato in questo modo qui. Il pigmento che cosa fa? Diventa quando è secco polveroso e quindi voi vedete una miniatura già completamente impolverata di questo colore. Guardate qui, vedete qua che è tutto quanto ruggine e ossa. Quindi andate via sereni, tranquilli che il marrone, in questo caso rossastro, così è la base perfetta sia per le ossa sia per la ruggine. Poi ovviamente in certi punti andremo con con le lavature e in altri punti invece lasceremo abbastanza così com'era. Anche gli spallacci vanno benissimo, anche l'interno. Non vi preoccupate se toccate la faccia, pazienza, magari evitatela un po', nel senso che non è necessaria la faccia, perché dopo faremo tutti i passaggi lì per il volto. E ovviamente se invece parliamo dell'elmetto, via dritti, anche lì tutto grimdark e quindi anche qui le candele. L'elmo, scusate, lo zaino. Allora, non sto facendo la lama perché la lama ho intenzione di farla diversamente. Do solo la base sull'elsa perché poi darò l'oro lì. E
ho fatto la mia base Grimdark al mio personaggio. Ecco, allora, questo è il primo risultato che dobbiamo ottenere. A questo punto so che minimo, minimo, voi proprietari dei Black Templar o hanno spento o hanno detto: Dio mio, no, non ci riuscirò mai a rovinarli così. Ma aspettate la fine del video e vedrete cosa salta fuori. Insomma, in poche parole, questa è solo una base che dopodiché non si vedrà praticamente più se non ogni tanto da qualche parte. Al di sotto ci serve come base perché sopra adesso andremo a mettere il nero. Partiamo dal nero dell'armatura, ma lo mettiamo come fosse una spugnatura a stippling, che è una sorta di dry brush fatto con strumenti come questo che vi ho fatto vedere già altre volte, e quindi con una spugna, e andiamo a stantuffare praticamente sopra la miniatura il nero in modo tale che non sia completamente omogeneo, ma lasci intravedere al di sotto un po' di questo rosso. Poi ci saranno le lavature nere, poi ci saranno le lavature marroni, poi andremo a fare i pigmenti per sporcare i piedi piuttosto che la basetta, eccetera. Quindi non vi preoccupate che strada facendo vedrete nascere i templari come devono essere. Attualmente vedo che si sta asciugando, è ancora un po' bagnato e il pigmento deve essere completamente asciutto e polveroso per cominciare a mettere il nero sopra. Quindi aspetto un attimo e ci vediamo fra un po'. Allora ragazzi, questo è il risultato che volevamo, cioè un pigmento asciutto, ve lo faccio vedere da vicino che merita. Allora, oppla, vediamo se la telecamera ci ausilia magari con un mantellozzo da vicino, vediamo un po'. Eccola qua. Allora, vedete cosa salta fuori? Praticamente è completamente pieno di terra rossa, è come se fosse pieno di terra rossa. Ci saranno delle incrostazioni in giro, non vi preoccupate che non devasta
se l'avete messo molto liquido non devasta, diciamo, il dettaglio, quindi tranquilli, vedete che anche col macro regge benissimo anche il volto. Se vedete pezzi particolari come la testa di questo, sappiate che ho comprato il kit di modifica dei templari neri da aggiungere a questo, perché nonostante avessero un sacco di roba da mettere, mi piaceva un sacco mettere per esempio questa testa qui a lui, già me lo vedevo e quindi non ho resistito. Sono andato ad Arcadia e ho preso anche il kit. Però guardate, guardate cosa salta fuori. Questo è quello che ci serve. Deve essere completamente impolverato e avere proprio questa connotazione polverosa. Eccola qui. Ve ne faccio vedere un altro. E da qui possiamo iniziare a fare il nostro stippling in nero. Ovviamente, se non avete usato un pigmento, è facile che questa cosa non venga fuori esattamente identica, verrà fuori simile, ok? Ma non vi preoccupate che l'effetto più o meno è quello. Praticamente senza il pigmento, che è un po' terroso, invece di avere questa sensazione di polvere e anche di qualche granellino qua e là, non ce l'avrete. C'è chi per esempio mette il colore base rossastro come questo e poi potreste dare per esempio una mano molto lavata di Typhus su tutta l'armatura e a questo punto non sul mantello per esempio. Quindi per dare un po' quel grano, no, che ci serve poi per rovinarlo. Adesso andiamo con lo stippling, quindi cosa faccio? Prendo il nero con una cosa di questo genere, quindi mi stacco via una spugnetta nuova. Ok, che è quella solita che vi dico sempre che se non avete questi della Greenstuff potete farvela voi con quello che trovate dietro appunto le confezioni delle miniature, alcune miniature. E iniziamo a stantuffare praticamente sopra in questo modo qui, cioè dall'alto perpendicolare cominciate a dare, ecco qua, così. Vediamo un po' se riesco a mettervela a fuoco da qua, eccola qua, e praticamente voi andrete a fare questo. A tamponare, ok? Con il nero e lo vedete ora con il time lapse, non è niente di che, basta semplicemente andare in giro. Non vi preoccupate se sporcate un po', perché tanto appunto dopo sopra coloriamo. Quindi meglio prima fare l'armatura che resta sotto, e così se sporchiamo un po', abbiamo comunque una base nera su cui colorare. Ok? Quindi time lapse e diamoci dentro con lo stippling nero. Allora ragazzi, per esigenze video ovviamente ora vi faccio vedere solamente uno di loro, poi io faccio gli altri quattro. Ricordatevi che appunto farli insieme leva meno tempo che farne uno alla volta, quindi poi decidete voi, no? Allora, quello che vedete è il secondo passaggio e il risultato che vogliamo dal secondo passaggio, cioè un nero che sia totalmente sporco del pigmento sottostante.
e che non copra completamente tutta l'armatura. Una volta che sarà asciutto e opaco, si vedrà praticamente sotto tutta quella parte rossastra che abbiamo lasciato, che poi andremo a lavare ovviamente dandogli le ombre con lavature, eccetera, eccetera. Allora, questo è un passaggio ovviamente che va a gusto. Quanto volete voi nero e quanto volete voi lasciar vedere e intravedere sotto. E diciamo che tutto il Dream Dark è un po' a gusto. Quello che dobbiamo fare è cercare di rappresentare questa visione del futuro distopica, gotica, dark. E quindi vedete, per esempio, il mantello lo lascerò, con i bordi, praticamente, Madonna, aiuto, eccola qua. Anzi, guardate, mi avvicino, vediamo un pochino se riesco. Esatto. Vedete i bordi del mantello? Li lascerò neri in modo tale che sembri proprio oscuro, no? Poi il nero dietro e il rosso, cioè il nero davanti o sul retro, diciamo, del mantello, e poi il mantello sarà rosso. Per il rosso adesso del mantello useremo invece un contrast che è il più scuro dei contrast, che è fatemi pensare. Non il Blood Angels, ma il Flash Tear Red. Da lì andremo a fare poi le luci, sempre con lo stippling, con un rosso più chiaro. Per il resto, insomma, questo è quanto. Andiamo avanti con i timelapse. Vi scrivo ovviamente i passaggi che faccio e man mano che vado avanti, io ovviamente vi faccio vedere solo lui che procede. Poi alla fine faremo una show reel con tutti e cinque, perché ovviamente per motivi di spazio video anche su YouTube, insomma, forse è meglio che facciamo il timelapse solo su uno. Ok? Quindi ora vi farò vedere il passaggio del contrast flash tears rosso sul mantello. Ed ecco qua i nostri templari neri, neri, e finalmente abbiamo trovato la loro colorazione originale. Allora, ora cosa ci serve? Ci serve che tutti completamente, così come li vedete, ci serve andare a fare i mantelli. Quindi facciamo il flash tears del contrast sul mantello. Tutto questo ci serve anche a fissare, scusate il fuoco della camera, a fissare il pigmento che è sotto, altrimenti avremmo dovuto mettere un fixer magari con l'aerografo, però siccome tutti non ce l'hanno, non vi preoccupate che in questo caso dipingendo sopra voi andate a fissare comunque ovviamente il pigmento, altrimenti il pigmento rimane sempre un po' polveroso che quando lo toccate vi sporcate le mani. In questo caso andremo a coprirlo così tanto che questa cosa non accadrà. Allora adesso vado a prendere il Flash Tears Red, che è questo esattamente, quindi Contrast Color, passiamo ai mantelli e andiamo a fare tutti i mantelli rosso scuro. Ragazzi, eccoci qua. Dunque, ho fatto i mantelli rossi col flash tear red. Questo è un passaggio che insomma occorre semplicemente fare, non occorre vedere granché, basta stare attenti un attimo. Perché ho usato il contrast? Uno, perché lavoriamo sulle trasparenze e la cosa molto comoda del contrast è che anche se è molto scuro in questo caso, mi sta lasciando moltissimo le macchie di nero e di pigmento che avevo sotto, che ovviamente sono diventate più scure, ma vanno benissimo perché mi rifanno risaltare proprio l'idea del green dark, cioè del fatto che sia tutto sporco e tutto rovinato. Quindi lavoriamo sulle trasparenze, lui ha già le sue ombre tra le altre, quindi va a rinforzare il nero e il marrone dove erano prima, e quindi mi va benissimo per questo motivo. Secondo motivo, facilissimo da stendere, perché insomma sul mantello una campitura un po' più larga si mette in un attimo perché è liquido e quindi vai molto velocemente a finire tutte e cinque le miniature. Cosa andremo a fare dopo? Quando sarà asciutto, con lo stippling, cioè con la tecnica della spugnatura, andremo a fare le spugnature sul mantello con un blood red, quindi con un red molto non contrast ovviamente, e andremo a fare le luci proprio come se fosse quasi un dry brush, però fatto a stippling. Questo per continuare tutta la nostra parte, diciamo, di sporcatura, ok? Chiamiamola così anche se non esiste in italiano. La cosa che importa a noi è soprattutto tutta la fase iniziale di base sporca della miniatura. Quando arriveremo alla fine a fare i tocchi finali saranno proprio l'unico sprazzo di luce in tutto il resto di distrutto, che può essere
il metallo piuttosto che la fiaccola dietro, che dopo magari con l'aerografo potremmo anche dare più luminosità. Qui abbiamo per esempio una mazza che potrebbe essere energetica. Se avete montato per esempio dei plasma, a quel punto lì date la botta di luce che va in mezzo proprio all'oscurità a darci una visione luminosa, no? Questa è una filosofia proprio del Grimdark, che è proprio un modo di vedere tutta la base dell'esercito e quindi anche l'inserimento di dove l'esercito si colloca e dove combatte, dove giocate voi, insomma, no? E la GW, per esempio, ha una visione stranamente molto luminosa e pulita delle miniature, perché tutti i segni perfettini e tutto il resto, bellissime miniature, ma sembrano uscite fuori dalla fabbrica praticamente, no? E che ci sta, perché magari gli Space Marine stanno andando a combattere, ma voi immaginate i Templari Neri, che sono l'unico capitolo a non avere nemmeno un pianeta natale, che vanno in giro per l'universo in astronavi loro, praticamente con un'astronave madre gigantesca più tutte le altre a seguito, e quindi fate conto che penso che sia l'esercito più adeguato proprio al Dreamdark. Allora, adesso andiamo a fare un po' di sporcature, ok? Con, anzi no, andiamo a fare le tabarde. In questo caso andiamo a prenderci un colore di questo genere, che è il tar brown, può essere qualsiasi cosa del genere della Games Workshop piuttosto che qualsiasi altra. C'è chi per esempio qui usa addirittura l'effetto Crequelet, che sarebbe più o meno quello che fa la Grellan Hurt. La Grellan fa proprio questo effetto tutto rovinato. Potremmo anche provare, ma non saprei dirvi perché non ho mai provato che effetto salta fuori, però effettivamente potrebbe essere interessante come base da poi illumeggiare tutta rovinata con le tabarde tutte rovinate, quindi potrebbe essere una buona idea. Io attualmente penso che mi interesserà di più utilizzare una cosa del genere, e poi magari vediamo un po' la pavimentazione, cosa fare, se farli su un pianeta arido, eccetera eccetera. Poi vedremo la basetta, la vedremo. Io su questo qui ho fatto qualcosa di completamente lacerato, quasi cittadino, distrutto con tanto di filo spinato in mezzo, ruggine da tutte le parti, che è proprio quello che poi John Blanche va a fare nelle sue illustrazioni. Quindi vediamo un attimo. Intanto andiamo a fare con la tabarda mi raccomando, anche qui io vado in time lapse, quindi diluite il colore e passate il colore sopra, in modo tale che anche se in trasparenza resta qualcosa, lo lasciate, ok? Ci vediamo tra poco. Le tabarde e vi faccio vedere un passaggio importante. Usando sempre il tar brown della Scale Color 85 o qualcosa insomma di simile, allora questo è il tar brown con la tabarda. Quindi ogni tabarda, anche qui primo passaggio molto thin, molto sottile, che lavora sulle trasparenze, in questo caso trasparenze che ci piacciono tantissimo perché vanno a sporcare la tabarda. Quindi poi faremo delle lavature prima di metterci a fare le luci, ok? E magari le tabarde le lavoreremo un pochino anche con i pigmenti per vedere un attimino di sporcarle. Quello che mi interessava farvi vedere sono le spalle, perché le spalle devono essere biancastre, no? Allora, per poter rendere questa cosa, noi ci prendiamo il tar brown con il solito stippling e andiamo a fare lo stippling proprio dove riusciamo a farlo senza sporcare
sulle spallacci che poi tanto andranno a ricolorati completamente, quindi non vi preoccupate se ora lasciate sporcate insomma intorno. Cercate di non sporcare fuori dallo spallaccio, quindi quello che deve arrivare dovete arrivare a ottenere insomma è questo lavoro qua, leggermente sporco. Qui bisognerà farlo col pennello per forza, dove ovviamente non potete arrivare, arrivate poi col pennello, ok? Ed ecco qua l'effetto che deve fare. Deve essere come se fosse puntinato e avere sempre questa impressione di trasparenza, di rovinato, completamente distrutto, vedete? Non è assolutamente il dry brush, quindi non sembrerà secco il colore perché è fatto anzi a liquido addirittura con la spugna, però si chiama proprio stippling e fa questo effetto che vedete. Andate leggerissimi in modo tale che rimanga un pochino di nero sotto e si veda questo effetto che vedete proprio puntinato, no? E dopodiché andremo a fare lavature, luci che andremo a fare col pennello a quel punto e le andremo a fare proprio con un colore un po' più chiaro, ma sempre puntinellando con un colore a liquido. E quindi questo è l'effetto che deve fare la spalla. Continuate così con molta delicatezza, cercate di non sporcare intorno più di tanto, e altrimenti correggete subito. Vedete che il colore pian pianino che lo mettete, seccamente lo mettete, ma è messo al liquido comunque, vedete? Non è messo appunto come se fosse un dry. Allora, qui abbiamo lui, sì, lui si può rischiare qualcosina qua perché ce l'abbiamo piccolino qua, ma no, non ci va, qui ci va a sporcare tutto intorno, quindi faccio così e dopodiché basta. E vado a fare col pennello dopo. Qui invece posso tranquillamente andare a lavorare un pochino. Quindi puntiglegniamo. Ecco. Eccolo qua. Allora, vedete che ho sporcato. Allora, facciamo un po' di. Se sporcate così, acqua, passate con l'acqua subito e diluite il colore talmente tanto che diventa malapena una lavatura. Che tra le altre, nel nostro caso, è fantastica perché le lavature chiare all'interno dei recessi fanno polvere con questo colore. Quindi va benissimo. Capite che non si sbaglia mai. Però fate attenzione, qui ovviamente adesso sono proprio al limite, quindi tanto vale che lascio qui e vado avanti poi a mano. E qua, ecco qua abbiamo una bella spalla esposta che si presta allo stippling. Ecco qua. Diciamo, tutta la tecnica per farli rovinati è presa da moltissime tecniche dell'Accademia delle Belle Arti, dove si studia nelle Belle Arti, perché si usano moltissimo queste tecniche qui nel restauro, e nei restauri, insomma, delle opere d'arte. Perché appunto bisogna trovare l'invecchiamento di un'opera quando si va a restaurarla, perché non deve sembrare nuova di zecca, no? Bisogna andare a trovare lo stesso colore che aveva, trovare gli stessi livelli di difetto che aveva, e quindi andate moltissimo a lavorare su queste tecniche, tra cui chipping, stippling, che sono tutte tecniche di invecchiamento fatte in questo modo qua. Allora, a posto, ora io vado a mettere a posto questo e continuo con il pennello. A questo punto col pennello, siccome il colore deve restare al liquido, vado a puntinellare in giro. Tanto poi tutta questa roba qua, ragazzi, andrà comunque presa con le lavature, andrà rilumeggiata con un colore più chiaro e anche volendo con lo stesso dopo la lavatura. Quindi insomma non vi preoccupate. E cercate di arrivare sui bordi perché la lavatura poi dà un marrone più risaltante sul beigeolino chiaro piuttosto che sul nero. Andate pure a beccarvi i recessi e voilà. Qui ho sporcato, vedete lo scudo, un po' di acqua,
liquido e andiamo a levare fino a quando non diventa una lavatura sporca, che a noi ci va benissimo, specialmente sul nero. E avanti così, fatevi tutti gli spallacci e tutte quante le tabarde, appunto in questo modo qua. Le tabarde le abbiamo fatte più al liquido, avete visto? Guardate, qui approfitto, faccio anche questa pergamena che mi era sfuggita. E voilà. Spero che vediate, perché mi sono reso conto adesso che era un po' bassino. Ed ecco qua la puntinatura della spalla. Ok, vado a vedere le altre se hanno bisogno di fare la stessa cosa, e ce n'è bisogno. Eccolo qui. Qui vedete, non arrivavo con la spugna, qui non ci arrivavo per niente, quindi questa è proprio da fare ex novo, ma è talmente dietro il mantello che basta un po' e via. Poi anche qui mantello che copre quasi tutto. È un lavoro di pazienza e di attenzione, perché nonostante stiamo sporcando tutto, dobbiamo stare attenti a non sporcare quello che non dobbiamo sporcare. E quindi chiaramente sembra un lavoro fatto, è un lavoro complicatissimo in realtà, perché bisogna starci sopra un po' parecchio e andare avanti a puntini, vedete così. Però la soddisfazione che vi dà quando finite, almeno a me, dà la soddisfazione bestiale, cioè loro sono proprio per me l'icona del Dream Dark, del Green Dark, scusate, sì, Dream del Green Dark. È veramente, mi piacciono, sono proprio, si prestano tantissimo a questa cosa, a questo tipo di colorazione qua. Ok, ci siamo, direi che ci siamo. Vedete che già ripassando sopra dà una parvenza di luce. Quindi col colore a liquido del pennello intorno alla croce andate pure a ripassare. Ecco, qui sotto non ero stato. Perfetto. Sono proprio belle le miniature poi, eh. Cioè, devo dire la verità, qui GV ci ha dato parecchio. Già erano belli i maestri di spada normali, ma questi sono veramente super iconici proprio. Ok, anche qui, voilà. Ok ragazzi, adesso che abbiamo finito questa parte, cominciamo a lavorare con le luci e daremo il rosso al mantello, le luci ovviamente al bianco che abbiamo appena fatto, tutte le parti metalliche, per poi andare a fare una mega wash e lavorare sulle wash. Magari prima delle wash possiamo lavorare anche sui due volti che abbiamo, in modo tale che anche lì, dopo, quando passiamo col wash, prendiamo tutto insieme. Qui non ci saranno occhi dipinti, perché nel Green Dark io preferisco avere gli occhi completamente marroni scuro, come se fosse un fumetto, e deve essere proprio quasi un quadro, capito? Vedere per terra un quadro in 3D, quindi devono essere molto sporchi e molto, quando dovete andare con l'occhio vicino per riuscire a capire i particolari, altrimenti deve essere tutto un po' confuso, un po', insomma, è il contrario di quello che normalmente vi chiedono di fare in GV, in poche parole, no? E questo fa anche della tecnica, insomma, una cosa molto interessante. Ci vediamo fra poco.
Allora, ragazzi, a questo punto il giochino comincia a farsi divertente. Dunque, si prende un blu veramente scuro come questo. Per esempio, io uso l'Abyssal Blue della Scale Color, ma potete prendere qualsiasi cosa. Allora, io li voglio sempre verso il nero, quindi prendo un blu che dentro abbia delle componenti grigie. Ma potete prendere anche un blu scurissimo, tipo un deep blu, che potrebbe essere questo, e come vedete è un blu più chiaro. Se li vedete a confronto, il mio è più grigio. E quindi sta a voi, insomma, se li volete più verso l'azzurro, quando andate a schiarire, usate pure un blu più pigmentato verso quella nota di colore. Altrimenti usate una cosa del genere o ve la fate, se non ce l'avete, mescolate un grigio a un nero e a un blu, un bello acceso a quel punto, vi viene fuori l'Abyssal. Allora, che cosa dobbiamo fare? Lo prendiamo sulla wet palette e cominciamo a mescolare praticamente 80% di Abyssal e 20% di nero. Lo facciamo molto scuro, insomma, ancora più di quello che è, sempre con il nostro weathering sticks, quindi o comunque con la spugna, e iniziamo a questo punto a utilizzare la spugnetta. Vedete che diventa proprio scuro scuro, e diamo le luci alle armature. Quindi a questo punto, solo da un lato, cominciamo a, nelle parti in sporgenza, a dargli questa connotazione un po' bluastra, che è tipica dei fumetti, per esempio. Tutte le sporgenze tentate di toccarle, senza esagerare troppo sempre. Ok, e avanti così. Vedete che vado solo su certi punti e dategli un po' questa colorazione per appunto dargli una luce bluastra. Dopodiché andremo a schiarire di più, quindi useremo solamente l'Abyssal, in poche parole, e dopodiché andremo a schiarire l'Abyssal con un po' di bianco, a questo punto non giallo perché diventerebbe verde, e niente, e a quel punto avete dato le luci finali, ma quelle le facciamo dopo, ve le faccio vedere perché bisogna farle con un certo criterio, nel senso che il bianco bisogna sempre stare molto attenti, e si va praticamente a schiarire verso l'azzurro tenendo molto anacquato il colore, in modo tale che appunto vi venga fuori abbastanza. Non proprio azzurro azzurro, ok? Deve essere molto liquido, lavorando molto sulle trasparenze. Allora, andate a finire, insomma, tutte queste luci. Io adesso le faccio su tutti gli space, e quando abbiamo fatto la prima mandata di luci, ci vediamo un attimo e facciamo un recap di come stiamo andando. A tra poco. Allora, ragazzi, per la seconda parte mandata di luci, andiamo a usare solamente il colore puro, quindi prendiamo il blu che avevamo e andiamo a toccare col pennello, come se stessimo facendo stippling, ma col pennello o di punta oppure o perpendicolare, insomma, oppure appunto di piatto, e andiamo a toccare solamente le superfici più diciamo in mostra, in luce. Senza esagerare, ok? Andate a beccare praticamente quelle parti lì. E andate avanti così per tutte quante le miniature, andando praticamente a rafforzare dove avete messo con lo stippling il blu, senza esagerare, tipo i bordi qua, vedete toccate un po', sporcate pure, nel senso andate pure a dipingere oltre dove state toccando, perché come sempre più sporco è, più è green, e quindi a questo punto andate sereni, però insomma tentate di stare sui bordi. Vedete, io sto sui bordi praticamente dove vedo che ho messo più blu con la spugna, che non potevate controllare più di tanto, no? Mentre col pennello state controllando già che tipo di luci fare, e andiamo a fare questa mandata di blu puro praticamente sopra le estremità, in modo tale che dopo abbiamo una guida per andare a fare, appunto, potete fare tipo metà anche, no? Tre quarti o metà. E a questo punto dopo possiamo andare a toccare il resto, tutte le parti esposte.
E dove vi piace, insomma, perché deve avere comunque una connotazione blu aspra, ok? Ma non deve vedersi troppo. È il motivo per cui io uso il blu con molto scuro con le connotazioni grigie, perché poi quando andrò a schiarirlo non diventerà azzurro, diventerà appunto un carta da zucchero chiaro, e questo mi permette di avere più luci grigiastre che bluastre e azzurre, perché non mi piace molto l'azzurro, insomma, voglio che rimangano scuri e dark. Ok, andate a fare tutta questa parte qui. Ora io metto un pochino di timelapse, così lo vedete ancora un po', vedete dove la metto. E niente, andiamo avanti così per tutte quante le miniature. A questo punto prendete la wet palette e mescolate un po' di bianco sempre con acqua, e qui veramente ragazzi l'acqua ci vuole. Prendete il blu di prima e il nero di prima e li mescolate al bianco. A questo punto fate proprio una, dovete proprio, cioè, prendere il più liquido possibile, ok? Deve essere proprio liquida in modo tale, vedete, che sia facile da lasciare giù con la punta del pennello, e cominciate a fare le luci dei vostri space. Mi raccomando, questa fase qua, bello annacquato, perché se fate un errore va in trasparenza e non vi dovete preoccupare. Qui rimanete solamente sulle parti più luminose e fate spigoli, tutte queste parti qua, ok? Quindi ora vi faccio vedere un pochino. Ecco qua. E date praticamente una luce solamente a queste parti qua, in modo tale che risaltino i bordi, le dita. Allora, un'altra cosa importante del Green Dark è che alla fine tutto sembrerà abbastanza confuso, nel senso che è così che è il Green Dark, quindi non dovete pensare che la miniatura debba essere tutta definita, ok? Quindi se in certi punti vi fa come se delle sporcature, va bene, cioè quello è il Green Dark. Quindi dovete cercare una via di mezzo a gusto personale di quello che vi piace, insomma, perché ovviamente se poi non vi piace il risultato, qui siamo veramente al degustibus, nel senso che è una tecnica bella da imparare perché è tutta stippling, che può tornare utile per fare per esempio i veicoli, però insomma non è detto che a tutti piaccia avere uno Space Marine così sporco, per esempio. E quindi insomma lì dipende proprio da voi e dal risultato che vi viene fuori, se vi piace o non vi piace. Ecco qua. Allora io vado avanti con tutte le miniature anche qui, e ci vediamo quando ho finito gli ultimi colpi di luce. Ovviamente qui non vi preoccupate, nel senso che quando il colore si sarà asciugato, per trasparenza non sarà così brillante come lo vedete all'inizio, e poi avrete comunque le lavature ancora da fare. Quindi poi con la lavatura nera, se qualcosa vi sembra troppo luminoso, non fate altro che coprirlo con la lavatura, e a quel punto avete l'effetto desiderato, cioè quello di meno luce, ok? Ci vediamo fra un po'.
Quello che deve risultare alla fine di questo passaggio è una cosa di questo genere. Ancora tutto molto sporco, poco definito, con luci poco definite e sporcature e ombre un po' dappertutto. Ok, vedete che specialmente lo zaino è ancora molto a macchie. Questo è quello che ci interessa avere come base per poi poter finalmente lavorare con le wash, le luci, eccetera. Allora, prima di fare le wash, ho fatto un calcolo. Nel frattempo siamo intorno ai dai 6-7 minuti ai 12-13 minuti per passaggio ogni 5 miniature. Quindi fate conto appunto quanti passaggi ci sono e più o meno vedete in quanto tempo fate 5 miniature. Allora, ci serve ora fare le luci del mantello, quindi stippling di nuovo con la spugnetta in rosso acceso, che andremo a fare abbastanza liquido sul retro, sui mantelli. Dopodiché andiamo a fare gli ultimi tocchi sui bordi dei mantelli, quasi tra l'arancione e il rosso, per dare le punte, insomma. E dopodiché andiamo finalmente a finire di definire tutti gli angoli della miniatura con il metallo per fare una sorta di graffi sulla miniatura e quindi sulla armatura. E dopodiché finalmente andiamo a mettere le wash e andiamo a contrastare tutto e definire tutto per poi iniziare a fare i particolari che saranno i rossi accesi, diciamo le insegne tutte nere, belle, belle accese, tutte le parti in metallo le andiamo a riprendere e poi lì mettiamo eventualmente la ruggine, ma andiamo a tirarle fuori in modo tale che la miniatura abbia, come sempre, vi faccio vedere del movimento, delle parti molto confuse che non si capiscono e dovete andare vicino con l'occhio e delle parti che risaltano tantissimo perché avete il rosso acceso, il nero acceso, bello lucido, eccetera, eccetera. Quindi ora andiamo intanto nei particolari. Prima di tutto il rosso, quindi un bel timelapse di tutti i mantelli in stippling rosso. Thank you.
Questo è il risultato che dobbiamo avere, cioè dei mantelli rossi scuro con delle luci, insomma, un po' accentuate in certi punti, ma senza esagerare troppo, lavorando, come avete visto, sia con la spugna che col pennello e un po' sulle trasparenze. Cioè, quando mi ritrovo il colore comincia a diventare liquido, proprio liquido liquido, lavoro sulla trasparenza andando solamente sulle pieghe alte, in modo tale che si veda questo effetto, ok, lì. Appunto, ombra e luce. Fatto questo, sto facendo ancora asciugare. Ecco, è caduto. Sto facendo asciugare lui. Vi faccio vedere un po' da vicino come viene fuori. Vediamo un po' se mi aiuta. La telecamera che non ci aiuta per niente proprio. Eccolo qua. E quindi viene fuori una cosa del genere. Adesso siamo finalmente arrivati al punto in cui possiamo fare le luci. Allora, farei un bianco un po' più acceso sulle spalle per definirle un po' di più, queste spalle qua ovviamente, e poi andiamo a fare tutti gli spigoli di metallo e lì bisogna stare molto leggeri e beccare solamente gli spigoli proprio per fare vedere un po' di scratch, diciamo, un po' di cose rovinate. Dopodiché possiamo prendere un marrone scuro, fare una spugnatura per rovinare ancora di più gli spigoli che sono molto illuminati, e quindi andiamo a mettere delle macchie scure per far vedere appunto gli scratch di nuovo. E ci siamo. Diciamo che dopodiché possiamo iniziare a fare le lavature e iniziamo a definire le miniature. A tra poco. Thank you.
grazie. Allora adesso la miniatura ha finalmente, e qui si sta asciugando ovviamente delle due lavature, ha finalmente luci, ombre e tutto quello che ci serve in base per poter cominciare a tirare fuori i veri, diciamo, particolari, no? Quindi adesso è tutta questione di gusto e di andare a tirare fuori quello che fino adesso, se guardate la miniatura così, vi sembra confuso, perché ovviamente è tutto quanto fatto a stippling, quindi è praticamente tutto molto puntellinato, è tutto molto confuso per l'appunto, perché è la parola giusta, vedete? In realtà si sta già delineando la miniatura e adesso non si tratta altro che dover andare a mettere tutto quello che ci può far risaltare la miniatura, come gli spallacci dorati o rossi, come la croce nera sugli spallacci, come le parti in alto qui, che scusate che manca il fuoco, arrivo subito, eccolo qua. Tutte le parti in alto degli zaini che servono praticamente come candelabri piuttosto che appunto parti in bronzo, eccetera, eccetera. Ovviamente, se dovete fare parti metalliche che siano simili arrugginite o addirittura arrugginite, e il bronzo che sia bronzo ossidato, in modo tale che sembri sempre comunque trasandato e grindark. Quello che ci interessa appunto è questo. Quindi ora io farò un timelapse su uno di loro, dove tirerò fuori un po' di particolari, poi ovviamente mi fermo, finisco le altre quattro e ci vediamo praticamente per vedere che cosa potrebbe mancare. Sicuramente, una volta che avrò fatto i particolari più accesi, mancheranno di nuovo le lavature, e dopodiché più o meno ci saremo. A tra poco.
ragazzi, cosa ho fatto fino adesso? Dunque, abbiamo preso le parti rosse, dando praticamente ovviamente un po' di scura, un po' di luce sugli spallacci del comandante, che è ovviamente l'unico che ha le spalle rosse, e poi come vedete ho fatto dei particolari in nero, mettendo in risalto gli spallacci. Vediamo se qui mi aiuta. Eccolo qua, vedete? Allora, adesso il protagonista ovviamente delle nostre miniature Black Templar è il nero. Dove voi adesso andate a rimettere il nero, tipo gli spallacci, guardate che fettone che fa. Cioè, vengono fuori anche gli spallacci, come vedete, molto sfumati, perché sotto c'è tutta una lavorazione che avete fatto per 2 ore di stippling più le lavature, tra il beige e il marrone, che quando rimettete il nero sopra, sotto sembra tutto sfumato antico. E quindi questo è quello che dobbiamo fare ora. Cioè, avete visto anche le parti in metallo, gli spigoli in metallo, non esagerate mai con queste parti, e con il nero andate a recuperare tutte quelle parti che dovrebbero essere nere. In questo modo andate proprio a far risaltare quelle parti lì. Eccolo qua. Questo è l'effetto che stiamo cercando. Adesso si tratta di fare luci e continuare, tipo appunto con la pergamena. Ovviamente tra un pochino dovremo rifare qualche lavatura sul nero piuttosto che sul beige, piuttosto che sul rosso che abbiamo appena fatto, eccetera, eccetera. Scusate il fuoco, andiamo a vedere in zoom, eccoci qua. E quello che ci interessa è questo, sostanzialmente, andare avanti a particolareggiare tutte le parti particolari. Abbiamo fatto i metalli, adesso farò il martello ovviamente energetico, e quindi qui adesso poi con l'energia c'è tutta una parte, un discorso a parte da fare, perché ovviamente dobbiamo decidere come far risaltare le armi energetiche, quindi i blu, i verdi, i fosforescenti, farli proprio accendere in modo tale che in mezzo a tutta questa distruzione, diciamo, del colore e smembramento del colore, che non è mai preciso, ci siano dei colpi di precisione perfetta, come il rosso degli spallacci per esempio del comandante, e il nero, che ci diano questa sensazione qua. Ok ragazzi, adesso io vado avanti e poi vi faccio vedere col time lapse il resto. A tra poco. Allora ragazzi, ho finito di fare i colpi di luce anche del bianco, in poche parole del beige, ok, che come vedete iniziano a trasformare la miniatura, perché dove prima avevamo solo una sensazione di confusione, pian pianino ora sta diventando sfumato, e mancano ancora le ultime lavature. In questo caso non le farò più di Agrax per tenere più leggero, e farò in modo che siano lavature di flash, diciamo che posso usare il, vediamo un pochino, questo qui, il Reikland Flash Shade, che è un flash rossastro che dà appunto queste sfumature. Guardate, allora praticamente vedete come viene fuori, e ancora vedete con tutti i colori molto asciutti, stipplinati, cioè fatti con lo stippling, passatemi il termine, e quindi ancora sembra tutto cuoio mangiato, distrutto, pergamena, vedete? Però pian pianino sta venendo fuori invece la parte più delineata, che è più ovviamente accesa, dove vedete delle parti in risalto come gli spallacci, e pian pianino vengono fuori i nostri 5 Marines o Space Marines. Adesso niente, praticamente un'altra parte molto importante, che è quella del bronzo, quindi vado a fare tutte le parti in bronzo, e dopo vediamo un attimino, per esempio la fiamma qua dietro dovrò farla prima di fare il bronzo, ovviamente, quindi faremo prima quella. Partiamo dalla parte gialla e andiamo, vi ricordate, come coi contrast, da giallo a rosso scuro, e poi nero sulle superfici, così facciamo la fiamma. E niente, pian pianino adesso facciamo anche gli occhi, ma la parte in bronzo fa moltissimo, perché è quella che fa risaltare di più la maggior parte dei particolari che hanno addosso, che adesso sono ancora tutti confusi. Questo è quello che dobbiamo fare adesso, continuare a lavorare sui particolari fino a quando a un certo punto non ci ritroveremo soddisfatti di quanto si veda questo contrasto fra particolari e parti confuse ancora nel green dark dell'illustrazione, come se fossero appunto un'illustrazione. Ci vediamo fra un pochino, vi faccio vedere un timelapse del bronzo. Allora ragazzi, ho finito di fare tutte le parti in bronzo, ovviamente solo la prima parte. Sto usando un Decayed Metal della Scale 75, e quindi praticamente il risultato è questo. Adesso ovviamente devo fare la
fessura praticamente degli occhi della miniatura qui, di questa testa che ho preso dal kit di modifica, che verrà verde fosforescente come tutti gli altri occhi dei miei templari neri. E devo fare tutte le parti marroni, mi manca il bronzo qui che vedo ora ho saltato. E ovviamente adesso farò tutte le luci al bronzo. Ho fatto già la fiamma in alto, così ho potuto fare la prima parte del bronzo. Fiamma che partite dal giallo chiaro, come vi dicevo, arrivate al rosso scuro sulle punte e poi date una un piccolo colpetto di nero in modo tale che sembri proprio che stia bruciando, mentre la parte infuocata che è più calda è quella gialla bianca, no? Poi ricoprite ovviamente con il bronzo e avete fatto la fiamma, un bel effetto con poca fatica. E qui avanti così, insomma, adesso sono praticamente al punto in cui devo fare le luci del bronzo. E poi ci metteremo, scusate il fuoco, ci metteremo a fare tutti i marroni. Userò per fare il marrone, ve lo dico già. Vediamo un pochino se lo vedo qui, che mi è piaciuto moltissimo il base Tondia Brown, che è un base nuovo che la GV sta vendendo ora aiutatemi, non potete, comunque gli orchi nuovi, quelli diciamo che adorano Morca invece di Gorka, sull'Age of Sigmar. Quindi questa è la base marrone che hanno dato per loro. Molto bella per fare appunto cuoio e quant'altro, perché è abbastanza chiara e poi con una lavatura sola avete risolto tutto. Quindi vado avanti così, faccio un piccolo timelapse delle luci del bronzo e poi ci vediamo praticamente per i colpi di Nicklan Oxide, che sarebbe appunto l'ossido, mi piace moltissimo da mettere sul bronzo, e questo anche questo mi aiuta tantissimo con il discorso della decadenza vedete quanto tempo porta via? Cioè, in realtà è una tecnica semplice, va comunque gestita e seguita. Ci vuole un po' di tempo, però insomma, alla fin fine la soddisfazione vedete che sul finale è veramente tanta perché sono spettacolari. Thank you.
ragazzi, vi faccio vedere un altro particolare. Allora, io ho già fatto le luci, come vi dicevo, i marroni, ho messo l'ossido sul bronzo, dando le luci al bronzo, usando semplicemente due colori, un decayed e un brass gold. Quindi praticamente un metallo della scale della serie Metal Alchemy, molto vicino al Typhus Corrosion della GV, quindi è un bronzo metallo scuro tra il rame e il bronzo, però molto scurito, quindi con del nero dentro. Dopo ho dato appunto i colori con quest'altro tono, ve lo faccio vedere da qua, così lo vedete bene. Allora, il primo a sinistra che vedete, questo qui, è ovviamente il Decayed, a destra avete le luci. Non ho fatto altro che dare prima il Decayed, mescolare i due insieme e poi puro quell'altro, così avevo tre transizioni e è andata bene, insomma. Poi abbiamo, scusate il fuoco, così intanto li vedete un po' da lontano. Vedete come stanno prendendo già forma e adesso che sono più definiti è già completamente diverso. Guardate, ho fatto le scritte alla tabarda, quindi praticamente le scritte sulle pergamene, ho dato appunto le luci e tutto quanto, e già così le miniature cominciano a spuntare fuori. Ve le faccio vedere apposta da questa distanza, che più o meno è la distanza che voi vedrete quando giocate. Ovviamente sotto adesso c'è un gran disastro di confusione, no? Nella base, e quindi si confondono ancora, ma stanno già uscendo tantissimo. Per esempio la fiamma di questo, vedete come spunta fuori. Poi guardate gli occhi che sono verdi, cominciano a essere fosforescenti. Poi aggiungiamo ancora delle punte di fosforescenza e con dei colori ovviamente dei verdi molto accesi. E adesso volevo farvi vedere questo. Farò praticamente una base per i due volti che ho dato in questo modo qua. E gli ho dato praticamente tre colori: un colore base marrone scuro e poi, scusatemi, tre skin. Ovvero, io ho usato della scale il basic flash, il golden skin e il light skin, e li ho mescolati tutti fra di loro. Quindi basic mescolato al golden da solo, golden mescolato al light e light da solo, ed è venuto fuori quello che vedete. Ora, ovviamente, mancano le wash. Invece che fare le wash normali, faccio una velatura di Gilliman Flash, che è un contrast. Perché? Perché il contrast mi dà già la wash, ma mi dà anche un tono di velatura sulla pelle, e quindi è come fare un wash and glaze insieme. Molto comodo, e quindi ve lo faccio vedere. Provo a usare questa inquadratura, forse si vedrà un po' la mano, ma vedrò di tenere la mano lontana in modo tale che lo vedete. Quindi cosa faccio? Sulla wet palette prendo il Gilliman, che è già molto liquido, e quindi lo teniamo così, e lo aggiungiamo, o meglio, a lui aggiungiamo, avete lavato il pennello prima di intingerlo qui dentro, il Technical Contrast Medium, che è praticamente un diluente che conoscete già, credo, è un diluente. Perché diluisco? Due gocce intere di pennello, a fare proprio una velatura. In questo modo vado a controllare di più il Gilliman Flash, che non mi diventa sostanzialmente un troppo aggressivo, troppo marrone, e vado a vedere cosa mi succede. Ora io prendo una miniatura, ovviamente serve fare il volto, e guardate, io passo semplicemente sopra, lui mi fa in automatico, vedete, wash e velatura. Questo è un piccolo trick che ovviamente ho scoperto pian pianino dipingendo con i contrast nuovi. Un altro vantaggio che i contrast danno: il fatto che possono appunto fungere sia da glaze che da wash. Ovviamente adesso, siccome voglio che venga marcato di più in certi punti, prendo il Gilliman da solo puro e lo metto negli occhi. Occhi che vi ricordo non farò colorati, li lascerò marroni scuro, come se fosse un fumetto. E vedete che scena che fa? Ovviamente dentro la bocca, e andate un po' intorno all'orecchio, intorno alla testa. Dietro la testa c'è tutto il meccanismo che ha lo Space Marine senza l'elmo. Andate a fare praticamente un wash.
E il wash, invece che farlo appunto con il flash wash, per esempio, lo facciamo tutto col Gilliman. E basta, questo era quello che volevo farvi vedere, perché dopo so già che giustamente la testa è una delle parti complesse, la pelle e tutto, ma facciamo proprio un tutorial tutto a parte solo per i volti, ok? Così è più semplice. Lasciate giù, tirando indietro il pennello, voi vi lasciate indietro sugli occhi il colore e in questo modo avete fatto lavature. Poi gli diamo dei colpi di luce e il volto praticamente è fatto. Quindi riparto da capo, prendo quello che ho fatto prima, che è il colore molto diluito dal suo stesso contrast medium, e vado a fare una velatura al volto. Così ripetiamo, velatura e wash leggera, ok? Eccolo qua. E anche qui abbiamo fatto il nostro. Tra l'altro lui ha i capelli marroni, possiamo andare a fare un wash anche qui, tanto non succede niente, però comunque fa un glaze. E abbiamo messo la prima parte. Seconda parte, sempre puro, sulla punta del pennello, non di più, quindi poco, che entri dentro gli occhi. Quindi vado di piatto dietro sopra il naso e tiro indietro il pennello in modo tale che mi rimanga sugli occhi. Lasciatelo abbondante in modo tale che vada a seccarsi e che si veda, insomma, in questo caso. Spingetelo verso l'orecchio in modo tale che si veda e poi volendo sui bordi in alto dei capelli. E anche questa è fatta. Ora lasciate asciugare e dopo diamo gli ultimi colpi di luce, magari con una via di mezzo tra i vari carne che ho usato, quindi probabilmente con il Golden Skin in questo caso. Voi non vi preoccupate del nome, in questo caso dei colori, perché quello che ci interessa è capire il senso dell'operazione, quindi capire che cosa volete fare, raggiungere, cosa volete usare. Adesso un'altra cosa importante, vediamo un pochino, ho fatto le luci ai marroni, quindi qui ci siamo. Adesso siamo di nuovo alle wash. Siccome non voglio più dare quella botta sporca di prima dell'Agrax, il wash che useremo è un Reikland Flash Shade. Il Flash Shade sarebbe appunto il wash che serve per le pelli, che si usa normalmente al posto del Gilliman. Penso che il Gilliman dentro tra le altre abbia una sorta di pigmento simile. E cosa facciamo? Andiamo a prendere il nostro flash e lo andiamo a mettere negli spallacci, a rendere rossastro lo spallaccio, perché il flash ha una connotazione un po' rossastra, e vedete che spingo praticamente il pennello con la punta, toccando più volte fino a quando non vedo che mi dà questa colorazione rossastra sulla spalla, e faccio in modo che resti nel recesso in modo tale che mi vada a dividere bene lo spallaccio dal nero, e vedete che già dà una connotazione di nuovo. Vado a metterlo anche dentro le punte e sopra lo scheletro e abbiamo il nostro spallaccio. Di qua uguale. Quello che mi interessa ora è questo, cioè andare in giro a correggere tutte quelle parti che sono troppo opache, tipo la stessa fiamma è molto opaca, le do una lavata come se fosse un glaze, così vado praticamente a lavare sia il bronzo, sia la fiamma, che ovviamente è tutta tonalità dal marrone scuro al giallo, e abbiamo fatto la fiamma. Non c'è bisogno di passarci altro sopra, perché poi lei, quando si asciuga, avrà i suoi riflessi. Poi, quando mi avanza un pochino, vado dentro i recessi della tonaca e vado anche qui a correggere. Ora, ragazzi, si tratta di fare questo, andare in giro a controllare se ci sono punti dove volete un po' di colorazione. Andate sui marroni. Questo veramente è un passaggio che potete divertirvi quanto volete, e io vado praticamente a velare, vedete, le parti interne senza toccare troppo l'esterno, così faccio un ponte fra l'Agrax e il colore, diciamo, che abbiamo sulla base, che mi rende il tutto più sfumato, ok? Ci vediamo alla fine di questo passaggio, vado con un time lapse di quelli potenti, a tra poco. Thank you.
Allora, ragazzi, vi faccio vedere una cosa che sto facendo, che è importante, così è un passaggio che anche se non vedete in diretta è abbastanza semplice. Allora, io ho preso un Mephiston Red, che è un Air, quindi io uso, per esempio, oltre ai layer della GV, uso gli Air per fare le luci, perché mi trovo bene con il fatto che sono molto molto liquidi, e quindi lavoro addirittura allungandoli ancora sulle trasparenze, e gli ho dato al mantello una connotazione un po' più rossa, che se guardate di qua è ancora completamente scuro. Ora, ci potrebbe essere, per esempio, da dire che probabilmente per un grim dark forse è meglio quello di sinistra, no? Ma siccome voglio accendere qualche parte delle miniature, i mantelli sono molto belli, mi sembrava una cosa interessante dargli un po' di colore, e quindi praticamente li sto trasformando in questa cosa che vedete a destra. Ovviamente poi rimetterò le lavature per spegnere un po' di più e ritorneranno a essere un po' più grim dark, no? Ma questa è l'idea. Poi sulla fiamma semplicemente ho messo un glaze e quindi una lavatura flash, e la fiamma è venuta, scusate il fuoco, è venuta abbastanza. Poi volevo farvi vedere la spada. Ieri ho fatto un esperimento, oggi ve lo faccio vedere in diretta, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere in macro. Macro, aiutami, eccola qui. Ora qui ovviamente vedete i colori tutti falsati perché è una macro. Quindi eccola qua, vedete che ho praticamente dato una connotazione alla spada che va sul quasi turchese argentato, poi vi faccio vedere come sull'altra spada, dall'altra parte ho fatto praticamente i fulmini con delle wash addirittura rossastre, quindi ovviamente quando la miniatura la vedete più o meno così, la spada da un lato ovviamente non l'ho fatto perché sto facendo come se stesse partendo il flusso, no? delle fulmini, dell'energia, e quindi dall'altro lato ancora non c'è perché il flusso parte dalla bacchetta che ha sulla base dell'Elsa. Comunque adesso vi faccio vedere magari più da vicino come fare a fare un metallo così. È una sorta di, vedete che sembra quasi un metallo non metallo, solo che in realtà l'ho fatto con i metalli, ed è una tecnica nuova che hanno introdotto alla Scale 75 con gli Alchemy, molto interessante. E adesso niente, andiamo a vedere un po' in zoom questa cosa della spada e dopodiché vado avanti con il resto, insomma, quindi vediamo un pochino se riesco a dare, ecco qua, mi sembra che così ci sia una buona camera, quindi andiamo a fare la spada e quindi in un focus per un attimo sulla spada. Ragazzi, prima di andare avanti con i mantelli e quindi con il rosso fatto con il Mephiston Red, vi faccio vedere questo particolare della spada. Allora, vediamo un po', metto un po' di colori a posto qua dietro così non ci rompono le scatole, e i colori che invece dobbiamo utilizzare sono questi. Allora, abbiamo il cobalt, l'amethyst, l'emerald, white alchemy, che è ancora più chiaro, e il black metal, che è il più scuro. Quindi praticamente con questo faremo le ombre e con questo faremo le luci, ok? Allora, aspetta che probabilmente non li vedete tutti, questi, se volete segnarveli, questo è un kit che trovate comprandolo praticamente già così com'è, con altri colori anche aggiunti, ce ne sono altri tre aggiunti, e è un kit della Scale 75. In questo caso, se volete fare la spada in questo modo, serve il kit, quindi guardate un pochino questo. Diciamo che il discorso interessante sono le colorazioni metalliche, che però sono azzurrognole, come vedete hanno delle conformazioni leggermente violacea, quindi vi faccio vedere questa cosa. Come partiamo? Dunque, questa è la spada che ho già fatto, ovviamente, e quindi praticamente adesso andiamo a prenderci un altro holder, la spada dell'altro, che è come capitano, track, ed eccola qua. Allora, andiamo a prenderci un buon pennello e iniziamo. Dunque, vi dirò che posso prendere anche un pennello leggermente più grande, ma no, vabbè, dai. Sì, dai, ci sta 1-0, piuttosto che ero qui con lo 0-0, ma è un po' esagerato lo 0-0. Allora, andiamo a trovare il cappuccino. Vediamo un po' dov'è. Perso il cappuccio. E quindi andiamo a recuperarlo in qualche modo. Allora, vediamo un po'. 0-0 ci sta. Allora, vediamo un po'.
Dunque, intanto guardate, visto che ci siamo, uso il cappuccio per l'altro e lo metto via, visto che sono nuovi. Questi sono gli M dell'Artis Opus che servono proprio a fare cose di precisione, no? Allora, la prima cosa che si fa è che si deve coprire l'intera area interessata, quindi la spada, usando l'Emerald Alchemy. L'Emerald Alchemy è questo qui. Adesso gli altri, scusate la confusione, stavo seccando il cappuccio, eccolo qua. E quindi andiamo a mescolare. Mi raccomando, i metalli hanno bisogno di essere mescolati un po' meno visto rispetto agli altri colori della scale. Però insomma, voi mescolate perché ovviamente la scale ha, oltre al legante normale, l'olio. Quindi c'è acqua, che fa parte appunto dell'acrilico, il pigmento, il legante e un olio in più. Quest'olio è molto importante che leghi. Quindi tutti i colori, se voi vedete che esce qualcosa di trasparente in mezzo al pigmento, avete mescolato poco. Mettete, vi suggerisco, una pallina d'acciaio all'interno, perché è il modo migliore per mescolare, specie se non avete un mescolante, diciamo, elettronico. Allora, vado a prendermi un po' di Emerald e me lo metto sulla wet palette. L'Emerald è un colore, se lo vedrete, è proprio smeraldo, smeraldo verdognolo. Allora, eccolo qua. Che cosa faccio? Comincio a stendere, seguendo la spada, l'Emerald su tutta quanta la superficie. Andate via sereni qui, quindi il colore è abbastanza... Sempre, comunque, è meglio diluire, ma in questo caso potete anche tranquillamente usarlo puro. Basta che vi ricordate di cambiare spesso, perché ovviamente si secca velocemente. Tentate di seguire la spada, in modo tale, la lama, in modo tale che non ci siano praticamente segni strani. Andate a fare il piatto, cioè la lama, scusate, in realtà la vera lama è questa, il taglio. Ecco qua. E così si fa anche dalla parte opposta, quindi si va a stendere seguendo la lama. Fate un po' attenzione a non sporcare il resto e ci siete. Ok? Adesso abbiamo fatto la base di Emerald. Seguo di nuovo la lama. Ok. Allora, e qui ci siamo. E abbiamo una spada che già è metallizzata, ma è già particolare, no? E tra le altre mi piaceva moltissimo l'idea, perché sulla base, se avete visto, ho fatto le else, sono tutte di bronzo e sono con l'ossido, e quindi l'ossido richiama la lama. A questo punto dovete mescolare l'alchemy cobalt insieme al black metal, quindi prendete questi due, in realtà il cobalt alchemy, ok, e lo mescolate con il black metal. Quindi anche qui mescoliamo il colore un pochino. Questi li ho già mescolati ieri, dovrebbero già avere abbastanza pigmento mescolato, eh? Adesso vediamo un po', ma penso che siano a posto. Vi prendete il cobalt, le mettete sempre una goccetta sulla wet palette, e prendete una goccetta di black metal e lo mettete sempre vicino sulla wet palette. La wet palette è utile perché prendete tutte queste goccioline, le mettete insieme e poi non serve più che riaprite il colore, quindi non secca. A questo punto dovete fare praticamente le prime ombre, quindi prendete il black e iniziate a mescolarlo al cobalt. Il cobalt è un emerald, diciamo, leggermente più scuro, ma invece che usarlo puro facciamo direttamente le ombre. Quindi tentate di stare in mezzo fra il taglio e la lama e seguite la lama. Arrivando fino almeno a metà spada. Andate sull'interno e seguite. Ed ecco qua. È semplicissimo. Basta semplicemente avere un minimo di mano ferma. Cercate col pennello di seguire la lama e siete a posto. Ok,
e le prime ombre alla spada le avete fatte. A questo punto, con il White Alchemy e l'Emerald, fate le prime luci. Quindi a questo punto prendete il White Metal, che è proprio un bianco metallizzato, ed è una grande idea, ragazzi, perché potete fare praticamente quello che si fa con la tecnica del metallo non metallo, si fa praticamente con il metallo, perché ha le stesse connotazioni. Quindi prendo il bianco, mi metto un pochino di questo White Metal sulla base, scusate il braccio, e cominciate a mescolare il primo colore di base, l'Emerald, con il bianco. Quindi prima il bianco, che ovviamente essendo più chiaro rischia di essere sporcato dall'Emerald, e poi prendete l'Emerald e andate a mescolare fino a creare un minimo di luce. E qui, con la mano ferma, sempre due mani appoggiate al tavolo, iniziate dalla punta a scendere giù sui tagli. Così. Poi il lato, scendete sul taglio, girate la miniatura e scendete sull'altro taglio col collo del pennello, vedete? Prendete il taglio e alzate leggermente il pennello per fare in modo che cominci a diminuire il segno, perché se voi tirate e alzate, levate il pennello mentre tirate, il segno si assottiglia, ok? Andate avanti così fino a quando non siete soddisfatti delle prime luci, quindi di qua uguale, in mezzo, taglio, girate la miniatura, taglio, e poi è una questione di mano, eh? Per esempio qui adesso io ho un po' sporcato in mezzo, non voglio questa luce qua, quindi la levo semplicemente bagnando un po' il pennello e facendo andare in trasparenza la cosa. Dove poi sposto quella luce, la sposterò in mezzo, quindi se mi avanza un po' di colore lo vado a mettere sul taglio in mezzo e ho risolto. Ok, adesso semplicemente applichiamo praticamente dei toni con l'Amethyst Alchemy nelle zone medie e poi applichiamo i punti luce praticamente con il White Alchemy. Quindi praticamente ci prendiamo il Amethyst Alchemy, che è una specie di violaceo, per cui alla fine infatti ho fatto le ombre con il wash del Crimson della GV, che è rossastro, appunto violaceo, e mi ha dato quell'effetto che avete visto. Allora, adesso ho mescolato, mi prendo il mio Amethyst, me lo metto vicino agli altri, così poi se devo mescolare faccio prima, e sono pronto. Allora prendo l'Amethyst e con l'Amethyst, pennello con la punta, applichiamo dei toni con lui, quindi andiamo in giro per la spada a dare dei toni. A questo punto comincio a fare dei passaggi di questo genere, dove vedo un po' più di ombra in diagonale do dei colpetti. Quando li ho fatti di qua in questo modo, vado a farli in diagonale nella parte sfalsata. Adesso vi spiego, cioè vedete, li ho fatti qui e li faccio dalla parte opposta, come se la spada nel metal no metal, quando girate dovete simulare appunto i riflessi sulla spada. La luce colpisce da una parte e dall'altra, e quindi vado a fare dei colpi così. E così andrò a fare qui. E voilà, e ho fatto praticamente il primo poi, quindi vado a farli anche dall'altra parte. Parto dal basso, diagonale, piccoli segni, parte opposta, piccoli segni, parte opposta, piccoli segni, e via così. Sulla punta assottigliate il tutto, ok? E siete a questo punto. Adesso prendiamo il White Alchemy e lo mischiamo all'Amethyst, e quindi abbiamo un viola molto chiaro. Col viola molto chiaro andiamo a fare le luci,
E a questo punto facciamo la stessa cosa, cioè andiamo in diagonale. E seguiamo la diagonale dalla parte opposta e poi in mezzo qualche segnetto per mescolare un pochino. E andate a sfumare i punti di intersezione fra un colore e l'altro, così che la spada non diventi un lecchino a scacchi, ok? Quella è la parte un po' è abbastanza importante. Allora, perché comunque se vedete rimango leggero, quindi la cosa difficile è che con il LED non si vede se devo girare la spada, perché non vedo il colore e quindi non vedo dove sto dipingendo. Ok, eccolo qua. Ok, vado a prendere il White Alchemy, lo praticamente sporco appena appena di Amethyst e comincio a dare dei colpi di luce un po' dappertutto sulla spada, in diagonale. E più o meno ci siamo, ragazzi. Adesso io riprendo il White Alchemy, scusatemi, il White, e basta. Lo rimescolo all'Emerald, ma è praticamente White, è proprio leggermente, leggermente. Vado a rifare la punta. Con il taglio. E in mezzo leggermente faccio un po' di segnetti in modo tale che mescolo il tutto. Giro la miniatura, altro taglio. Vi dico giro la miniatura perché è molto più comodo andare di taglio, quindi così fate fatica a sbagliare. E ci siamo più o meno. Allora, dalla stessa cosa dall'altra parte, la punta. Ok, se c'è qualcosa che non vi piace, ripassate subito con un po' di acqua e levate via il colore che non vi interessa. Siccome si annacquerà subito, voi potete andare a spingerlo dove vi interessa. E quindi andate a mescolare. Io sto sottigliando adesso la lama, perché ho messo troppo white in giro, e la vado a spingere sulla punta, in modo tale che con trasparenze ho una lama in questo modo. Adesso che ho fatto una lama così, ho già abbastanza riflesso, posso mettere le ombre le metterò col crimson, molto easy, cioè nel senso che ci andate piano, non fortissime, e dal basso andate a mettere il crimson così, tutto intorno alla bacchetta, che è la bacchetta che poi lancerà l'energia, e sull'elsa in fondo. E questo è molto bello perché gli dà proprio questa connotazione d'ombra. Vedete che qua per esempio ne ho troppa, allora la rispingo giù con l'acqua e lavoro sulla trasparenza, cioè quando vedo che rischia di esagerare, semplice, vado a aggiungere acqua e diventa il contrario, invece che tirare il pennello vado a spingere col pennello, dove spingo, se è molto acquoso il colore resta e quindi ovviamente gli do quella, lo metto dove voglio io, metto l'ombra dove voglio io, la spingerò verso l'elsa, vedete? Poi continuo a tocchignare fino a quando me ne viene su un po', e in questo modo ho le mie ombre rafforzate, perché
in questo caso la wash, mi fa con la trasparenza quasi un glaze. Ecco qua, vado sulle parti che avevo fatto un po' in ombra e gli metto leggermente qualche passaggio, così che la spada abbia questa sensazione violacea. Nel suo caso la lascio così, è molto bella, viene fuori veramente strana e ha un che di magico già così. Dall'altra parte invece, mescolando praticamente due blu e un bianco normali, ho fatto praticamente un po' di fulmini che iniziano a uscire fuori. Se volete potete aumentare col bianco, segni molto piccoli, più piccoli sono ramificati, più sembra un fulmine. E niente, qui si è accesa la bacchetta, quindi lui sta già utilizzando la spada energia, mentre lui in questo momento è ancora senza. Però vedete che riflessi che crea? E ci sta, secondo me in questo caso, io che sono un amante del medioevo normale e quindi sempre del metallo normale, specialmente a dry brush così è bello rovinato, in questo caso devo dire che ci sta, perché è un altro elemento che spunta fuori in maniera capito, in mezzo a un personaggio che è estremamente cupo. Ok, vado avanti ragazzi con le luci, in questo caso come vi dicevo proseguo con i mantelli rossi, e quando ho finito i mantelli rossi vediamo cos'altro fare. Stavo già facendo per esempio le luci alle tutte le cinture, quindi farò quello, insomma, luce alle cinture e luce al mantello. Da adesso in poi comunque diciamo che tutto sta nel continuare a mettere particolari che facciano risaltare alcuni punti della miniatura. A tra poco. Thank you.
Allora, ragazzi, ho già portato avanti altre cosine, quindi qua adesso ho fatto la base, diciamo, con un deserto della Green Stuff come, diciamo, come basetta, ma ovviamente poi con i pigmenti scurirò un pochino perché non li faccio proprio nel deserto, ma la terrò abbastanza chiara perché così ho, insomma, ogni esercito dello studio avrà perlomeno una diversa ambientazione in modo tale che più o meno possano trovarsi un po' dappertutto. Allora, le spade ci sono, appunto il pavimento è già asciutto, quindi fantastico. Niente, adesso io direi che tutto adesso sta nell'andare avanti a fare quello che vi piace. Potete aumentare le luci del nero, aumentare le luci del rosso. Io adesso, per esempio, metterei quasi quasi delle alte lavature sul rosso per fare in modo che si riamalgami il colore che ho appena messo insieme al resto. Quindi in questo caso uso un flash, non più un Agrax, e comincio in questi punti qui dove ho messo il rosso a rimettere il flash. E a questo punto vedete che è come fare quasi un glaze a questo punto sulle con la lavatura, e dovrebbe aiutarmi, non so se lo vedete, aspetta che sono lontano dalla telecamera, metto davanti lui, eccolo qui. E in poche parole, vedete, semplicemente vado a rimescolare, diciamo, le tinture in modo tale che non diventino troppo diversi, troppo, anche perché c'è sempre comunque il fatto che stiamo parlando di green dark e devono essere comunque scuri, quindi non può essere tutto luminosissimo. Niente, adesso io vado avanti così. Diciamo che la parte importante del tutorial è già conclusa perché tutto stava nella preparazione iniziale della miniatura per farla appunto grim. Adesso tutto sta nelle vostre mani e nel vostro gusto, che è quello appunto vostro personale di mettere dove volete luce e quant'altro. Quindi adesso io vado avanti a dipingere, non vi annoio con timelapse lunghissime, anche perché il tutorial ha già superato le 2 ore. E direi che va bene così. E niente, ci vediamo alla fine dove facciamo un recap un pochino di tutto per capire di nuovo come fare la base del Grimdark. E dopodiché ci guardiamo magari una showreel di queste 5 per vedere come sono venute. Vi ringrazio intanto per essere rimasti con me e aver resistito 2 ore. E ci vediamo tra un pochino. Ragazzi, ho finito, sono lì, sono pronti per la showreel. Un paio di cose da ricordarvi. Allora, abbiamo detto che tutta la parte iniziale, che sono quasi un paio d'ore, è la parte più importante perché è quella in cui sostanzialmente prepariamo la miniatura sporcandola il più possibile e rimane praticamente confusa per quasi 2 ore. Quindi resistete, non state facendo una ciofeca di tutta la miniatura, non state buttando via i vostri soldi perché dopo andrete a sistemare tutto quanto. Poi, prima di fare il lucido, vi ricordo di mettere lo spray satinante, specie se usate come faccio io i pigmenti sulla base. Io li ho messi ora in una base piuttosto chiara perché li voglio inserire in un contesto quasi desertico e tutti impolverati, ovviamente, eccetera, perché sono Grimdark. Tutta la parte del mantello dove ho rimesso del rosso l'ho rispenta con il flash, che è il wash della GV per la pelle, che ha oltre al marrone qualche elemento rossastro. Avete visto le lame, le spade un po' più diversificate rispetto alla spada normale di metallo oppure alla spada metal no metal. Abbiamo fatto un po' simile ma con l'alchemy e quindi con i metalli veri, però colorandola un pochino, quindi va dai toni turchesi chiaro azzurri fino al quasi violaceo. E altre cose da ricordare: riempitele di particolari, cioè una volta che avete per esempio messo lo spray satinante, aggiungete tutte le gemme con il gloss, aggiungete appunto il lucido, per esempio io ho lucidato tutti quanti i simboli neri dei templari, quindi tutti i simboli sono lucidati in modo tale che quando li girate si vede e si stacca il simbolo, che tra le altre si scurisce un po' di più quando si lucida.
E queste sono cose che muovono la miniatura, perché l'occhio non si ferma confondendosi nella miniatura, ma riesce a localizzare determinati punti. Ho messo le luci persino su ogni cintura e ho messo l'ossido per ricordare un pochino le colorazioni anche delle spade, eccetera, eccetera. Quindi i metalli sono tutti ossidati piuttosto che invecchiati. Tentate in questo caso di non accendere le miniature. Il Grimdark è un futuro tetro, oscuro e dark, quindi le miniature allegre, Arlecchino, non hanno a che fare con questo futuro. Se avete gli Arlecchin degli Eldar, sporcate pure quelli, quindi mi raccomando, spegnete i colori il più possibile. Questo è il segreto del Grimdark Future, cioè un futuro tetro e oscuro. Immaginatelo nero e oscuro, i Black Templar sono il top. Poi mettetegli queste tonache e cominciate a sporcarle come dei pazzi. Vedete ora nella showreel un paio di cose in più. Ho messo delle scritte bianche sugli scudi. Non ho messo delle calcomanie in questo caso. Ho fatto tutto a mano e mi sembra che sia venuto fuori un lavoro abbastanza decente. Ovviamente, da qui in poi, la fantasia è il limite. Perché potrei andare avanti altre 2 o 3 ore a far particolari. Quindi decidete voi quando fermarvi o quanto dipingere. Ovviamente potete riprenderli magari fra un mese e aggiungere qualcosina e abbellirli ancora di più. L'importante è che a un certo punto vi fermiate e andate avanti con il resto dell'esercito, perché quello che dobbiamo fare è dipingere un esercito intero. Ora io sto facendo una strike force da 1000 punti, questi sono i primi 5 che ho dipinto, e da qui in poi sto montando tutti gli altri, quelli della scatola che vi ho fatto vedere, li dipingeremo e avanti così. Quindi vi lascio alla showreel del tutorial più lungo e più estenuante di tutto il canale, quindi preparatevi perché è veramente massiccia come mole di lavoro. Io ci ho messo quasi 6 ore a fare tutto, e in queste 6 ore calcolate che l'ho girato in 3 giorni addirittura il tutorial, forse anche di più di 6 ore. Quindi sappiate che insomma il lavoro ce n'è. In questo caso è molto bello il risultato finale, è semplicissimo da fare, va fatto. L'unica cosa è che ha tanti passaggi, alcuni che addirittura vi sembrerà non servono nemmeno, perché dici ma a questo punto tanto vale che non metto il nero di base, vado direttamente con me. Invece fate tutto, perché tutto con la somma fa il risultato finale. Buona showreel e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.